Il fondo sanitario regionale sarà presto utilizzato anche per la domiciliarità, una vera e propria rivoluzione culturale, quella sancita in un importante provvedimento presentato in questi giorni dalla Regione Veneto, resa possibile mediante il trasferimento di tutto il comparto delle prestazioni e dei servizi domiciliari sociosanitari ai livelli essenziali di assistenza o LEA. Abbiamo reso possibile le impegnative di domiciliarità che si dividono in 5 livelli e quindi è un ottimo elemento, un ottimo punto di partenza anche per andare a definire esattamente in modo omogeneo su tutto il territorio le prestazioni domiciliari, le prestazioni relative agli ex assegni di cura, le prestazioni relative ai progetti di vita indipendente che finalmente e per fortuna, dico, sono diventati LEA. Le impegnative di cura domiciliare potranno essere erogate in forma di contributo economico o come prestazioni di servizi. È un provvedimento sugli extra LEA, è un provvedimento nel quale finalmente siamo riusciti, grazie a un ottimo lavoro della Direzione Servizi Sociali, rispetto al LEA. I LEA che non sono più legati al contenitore ma sono legati alla patologia. Un intervento unico nel panorama nazionale che semplificherà il ricorso ai servizi e renderà esigibili i contributi economici che fino a ieri erano riservati a disabili ed anziani ospitati in casa di riposo o in un altro contenitore sociosanitario. Loro possono scegliere e noi abbiamo la forza che quel fondo sanitario, rispetto alla loro patologia riconosciuta dalla Commissione Tecnica Sanitaria, possiamo aiutarli dove loro decidono di partecipare a quel tempo di vita difficile della non autosufficienza. Queste persone non hanno l'obbligo per avere il contributo LEA dello Stato di andare o in casa di riposo o in ospedale. La propria casa è il cuore e le risposte ai loro bisogni sono rispetto alle loro scelte. Possono scegliere la parziale non autosufficienza, possono stare in turismo sociale, possono stare in fattoria sociale, possono scegliere la cultura, possono scegliere lo sport, cioè possono scegliere la loro vita. Un altro aspetto non secondario è rappresentato dalla ottimizzazione della spesa pubblica in ambito socio-sanitario. Vede, sulla non autosufficienza dal 2020 al 2060 saremo tantissimi, non ce la faremo, ma con questa rivoluzione culturale che è stata fortemente condivisa, vedo anche da tutto il Consiglio regionale, noi porteremo che con la stessa cifra non faremo 30.000 anziani ma ne faremo 90.000. C'è una rivoluzione doppia, perché si risparmiano molti soldi e si dà una migliore vita alle persone.